ad avere una massa critica. Però so, magari se ci avviniamo su Ciccio, la Ciccio è molto però queste cose poi lasciamo a altri contesti. Stasera è il terzo incontro di questo, di questa prima rassegna che come eravamo. Stasera partiremo, abbiamo poi invertito l'ordine, stasera partiremo da una caccia al tesoro del 77. Ricordate le cacce al tesoro che venivano organizzate da loro poco, dal caro e propriato Ciro Ruggiero, insomma, avremo modo di vedere anche personaggi a me molto cari, cari al cuore di tutti i giovani carottesi come Antonio Rosa, lo vedete per la sua forma, no? Che ce l'ho fatto conoscere per la sua simpaticità, la sua politicità, eccetera. Poi avremo altro argomento in quanto riguarda la presentazione del libro sulla marineria di Gani, con piacere di vedere il preside Agostino Versa, che è stato autore di un libro che rimane una più familiare, nonostante i vari progetti che si tentano di mettere in campo per quanto riguarda insomma, le nostre tradizioni marinarie e mercantili. Quindi vivremo questo momento. Io non voglio anticipare, sono quattro, Mimmo, sono quattro, è vero che spesso sono cioè, 65 di una ricorrenza dei, diciamo, dei caduti in Piazza Corte. Insomma, le parole sono soprattutto quando parlano le immagini. Ringrazio ancora una volta per la presenza della famiglia Agamola stasera ancora qui con noi, peraltro anche una piacevole sorpresa, perché noi abbiamo nel 2008, vero Mimmo, mi confermi? Nel 2008 abbiamo fatto salti mortali per avere queste autorizzazioni da parte della famiglia, questi filmati del commentatore Agamola. Apprendiamo che c'è in famiglia Luna custoditi gelosamente un tesoro di immagini che io mi auguro che possiamo, ecco, un ambito di collaborazione più diretta, insomma, fare in modo di preparare una bella seconda rassegna. Vi ringrazio già anticipatamente per la disponibilità che ci avete dato. Noi partiamo quando abbiamo fatto una sorta di appello, capire un attimo dietro anche le persone appassionate che all'epoca, insomma, la cinepresa aveva un certo coso, la passione anche, se non è diffuso come adesso, che sono diventati tutti fotografi, tutti cineoperatori, tuttologi, grazie ai social, non si sapeva fare tutte cose, non sapevano fare niente. Questo primo filmato che vedremo della caccia a tesoro è stato fatto dal direttore Giuseppe Mirone, un altro appassionato che appare anche ci siamo rivolti per attingere a delle immagini che ha registrato. E io direi che le parole non conterò più, vi affidiamo alle immagini, ai ricordi e a tanta nostalgia. Grazie.